Ciao ciao a tutti caduglie, bentornati dall'Arsman 5. Cari ragazzi, siamo su un nuovo video speciale. Non è uno speciale 55 iscritti, 100, 150, 200, manco ci siamo arrivati. Ma siamo su un video dedicato a una persona. Questa persona si chiama Giulio Schinto, ciao Giulio. E questo video è dedicato a lui perché appena ho iniziato, diciamo, la mia carriera su YouTube, ha iniziato a scrivermi nei commenti di fare il video su Bioshock. Quindi fa il video su Bioshock, io ho detto no, non lo farò, non c'ho voglia, bla bla bla. Ragazzi, mi tocca fare il video su Bioshock. Allora, premessa, cosa farò in questo video? Non farò la serie perché, come potete vedere, c'ho Bioshock The Collection, ma praticamente parlerò di tutti i Bioshock, del primo, del secondo e di Bioshock Infinite, che è il terzo Bioshock. Quindi ragazzi, e soprattutto a te Giulio, spero il video vi piaccia e che ti piaccia. Quindi spolliciate, iscrivetevi al canale e vi lascio al video. Bioshock è un videogioco sparatutto in prima persona del 2008, boia spumeggianti, che parla di una città sottomarina chiamata Rapture. Il fondatore di questa città è Andrew Ryan. Tutto inizia con un bellissimo incidente aereo dove rimane il sopravvissuto Jack, che è il protagonista, e si trova davanti a un faro, ovvero l'ingresso della città sottomarina. Appena arriva a Rapture si trova di tutto, come riombinanti, che è della gente strana, sorelline, bambini inquietanti, Big Daddy, plasmidi, insomma, un botto di roba fighissima. Vabbè, Bioshock è una storia piena di colpi di scena, dobbiamo dirlo, ma di suspense, ma anche di momenti in cui non capisci niente. Ad esempio, scopri la persona che ti ha aiutato per tutto il viaggio, che si chiama Atlas, in realtà un pedofilo che vuole Adam, che è una sostanza strana che ad esempio serve per ricaricare i plasmidi. E comunque, per ottenere questa sostanza, Adam, dobbiamo prosciugare le sorelline. Beh, anche noi la possiamo ottenere, questa sostanza, come ho detto, prosciugando le sorelline, sono bambine inquietanti. Ma la cosa che rende inquietante queste bambine è che dentro la pancia hanno un lumacone marino. Porca troia, e che è? Vabbè, e comunque, però possiamo decidere se salvarle o prosciugarle. Vabbè, nel frattempo, bordello, abbiamo ucciso Andrew Ryan. Però arriviamo alla fine, dove ci si incontra contro Fontaine, che è Atlas. Fontaine, Atlas, capirete poi. Un boss che di che fa è semplice, è poco. Comunque, dopo averlo sconfitto, arrivano i tre finali. Il quello buono, quello cattivo e quello medio, che è cattivo. Vabbè, però parliamo di quello buono, che è il primo finale, dove si vede il protagonista che riesce a scappare dal Rapture con le bambine. Oh, che bello, bravo, bravo. E passati anni e anni, Jack spira tranquillamente nel suo letto di morte, confrontato dalle sorelline cresciute, tutte come figlie sue, diventate adulte e gli saranno sempre riconoscenti. Bravo! Oh, oh. Che tristezza! Lacrime virili, ragazzi. Bravo! Oh, Maremma, bellissimo, bravo, 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 bravo. Allora, Bioshock 2 è un gioco del 2010. Tutto inizia prima della caduta di Rapture nel 1958, dove un antiquato modello di Big Daddy chiamato Soggetto Delta era impegnato nello scortare la propria sorellina Eleanor Lamb. Ma all'improvviso la madre della bambina, la ferma psicologa Sophia Lamb, interrompe la missione attraverso un plasmide in grado di ipnotizzare la vittima e spinge il Soggetto Delta a spararsi sul posto. 10 anni dopo l'accaduto, il Soggetto Delta si risveglia. Essendo morto il fondatore di Rapture, che è Andrew Ryan, la città è allo sbando. Comunque, il primo impulso che Delta sente appena svegliato è quello di trovare la sua sorellina, Eleanor Lamb. E questo perché la sua generazione di Big Daddy erano spinte alla protezione della propria sorellina,
da un'induzione psicologica che li faceva provare sentimenti realmente paterni verso i soggetti che proteggevano. Comunque, qualcosa di oscuro si annida a Rapture, ed è un'agile e letale versione al femminile di un Big Daddy, definita la Big Sister, creata sulla base di una sorellina ormai adolescente. Fortunatamente Delta trova presto gli alleati nella sua ricerca, e uno su tutti è la dottoressa Brigitte Tenenbaum. E comunque, ovviamente tutto quello che sta accadendo a Rapture cadono sulla Lamb e la sua nuova misteriosa setta. Vabbè, arriviamo alla fine, dove colpo di scena, la Big Sister Eleanor Lamb. Però, andiamo avanti, mentre Eleanor e suo padre, il soggetto Delta, cercano di scappare dal Rapture, si trovano davanti a un corridoio minato. Eleanor e le sorelline riescono a smaterializzarsi in tempo, ma Delta, non avendo questo potere, viene investito dall'esplosione. BioShock Infinite è il terzo capitolo della serie di BioShock, gioco del 2015. Il protagonista è Booker DeWitt, un detective alcolizzato e accanito giocatore d'azzardo, con un passato burrascoso e congedo forzato dall'agenzia di Pinkcroft. Si ritrova sul malgrado una città fluttuante Columbia, pervede un regolamento di conti e lo porta a cercare a riportare a New York una giovane donna di nome Elizabeth, imprigionato da Comstock a Columbia sin dall'infanzia e sorvegliata da una misteriosa e sanguinaria creatura alata di nome Sangbird. Andando avanti scopriamo che il cattivo della storia Comstock è Booker ed Elizabeth è Anna DeWitt, ovvero la figlia del protagonista. Attenzione, casino. Allora, ora cerchiamo di spiegarlo meglio. Probabilmente ci sono vari mondi paralleli dove il futuro cambia a seconda delle scelte che vengono prese. E Booker è una versione giovane di Comstock, perché in un mondo parallelo ha rifiutato il cosiddetto battesimo, un modo per rinascere una seconda entità. Così, per fermare Comstock, deve essere ucciso Booker, che verrà affogato dalle varie Elizabeth di universi paralleli. Ma in questo modo, padre Comstock non esisterà mai, e di base neanche Elizabeth, che pian piano spariscono.